L'Abruzzo aveva retto bene alla crisi pandemica nel 2021 per quanto riguarda export, occupazione e prodotto interno lordo, ma nel 2022 rischia di rallentare a causa del perdurare dell'emergenza dovuta al Covid-19 e agli aumenti delle bollette. Servono misure efficaci del governo e della regione a sostegno delle imprese e delle famiglie. Così l'economista e professore ordinario di politica economica dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, Giuseppe Mauro. Il 2021 quindi si chiude bene. Sul 2022 le aspettative erano direi abbastanza positive, si parlava di una crescita intorno che toccava il 5%, un'occupazione che migliorava anche in termini, per dare una percentuale, del 2,3-2,5%. Adesso parte di queste aspettative si sono raffreddate. Il motivo principale riguarda il costo dell'energia e quindi l'inflazione che ha accompagnato questo aumento dell'energia sui mercati mondiali e quindi sulle nostre famiglie, che provocherà una caduta dei consumi proprio in una fase in cui i consumi tendevano a crescere e quindi a posizionarsi intorno ai livelli del 2019. E poi c'è questo aspetto dell'inflazione che è intorno al 4%, quindi quando c'è inflazione è noto che il potere d'acquisto diminuisce delle famiglie e pare ci sia una tendenza verso, diciamo, a primavera di un ribasso tale da poter favorire e quindi accelerare questa ripresa economica che si era realizzata anche per quanto riguarda l'occupazione. L'occupazione stava crescendo, non in maniera eccessiva, però stava crescendo, anche qui la buona tenuta di cui parlavo prima. Il problema dell'occupazione però è un problema vecchio, nel senso che si è accentuato adesso. L'occupazione, l'80% dei posti di lavoro che si creano sono posti di lavoro a tempo determinato e questo ovviamente crea instabilità soprattutto tra i giovani e tra le donne. Abbiamo incontrato il professor Mauro a Pescara, dove oggi si è svolta la quarta edizione del premio L'Imprenditore Ideale, curato dall'Agenzia Promozione Spettacoli e dall'Associazione Culturale Ulisse 2000, con il patrocinio dell'amministrazione provinciale. Nel corso della cerimonia presentata da Paolo Minnucci sono stati consegnati riconoscimenti a Serafino Menzietti, Marcello Zaccagnini, Angelo Di Nardo, Federica Chiavaroli, Massimo Ranieri e a Bruno Di Fabio.